Ciao ragazzi, benvenuti su Gastrip Drums. Nel video di oggi voglio spiegarvi un metodo per acquisire molta più padronanza di quello che stiamo suonando, ed è un metodo assurdo. Infatti nella newsletter che ho mandato, nella mail che ho mandato qualche settimana fa, l'ho proprio chiamata così quella mail, cioè un metodo assurdo per migliorare. All'interno della mail vi ho chiesto se volevate un video dedicato a quell'argomento, mi avete detto assolutamente di sì, che ne volevate sapere di più, quindi eccomi qua. Prima cosa vi dico che se non siete ancora iscritti alla newsletter, vi lascio qui sotto il link per iscrivervi, perché ogni settimana vi do un po' di spunti, qualcosa da ascoltare, vi dico qualcosa, vi parlo di un batterista, vi lascio magari alcuni spartiti con un po' di cose da studiare eccetera, e quindi può essere utile per avere uno spunto in più, uno spunto diverso. E oltre questo vi ricordo, per chi lo sapesse o per chi non lo sapesse, lo ricordo un po' a tutti, che è uscito il mio nuovo corso Coordinazione Totale, un corso dedicato completamente alla coordinazione. Ve lo dico perché è ancora in sconto lancio, quindi a un prezzo lancio, fino al 7 aprile. Poi ovviamente dopo il 7 aprile tornerà a prezzo pieno, ma ve lo dico, perché se siete interessati, appunto, ve lo potete portare a casa a un costo minore rispetto a quello che poi sarà. Quindi se avete dubbi, informazioni eccetera, mi potete scrivere, altrimenti qui sotto in descrizione vi lascio il link per vederlo, per vedere la struttura del corso, per ricevere volendo anche contenuti gratuiti e poi capire se è il corso che fa per voi oppure no. Detto questo, voglio partire subito. Rimarrò qui un attimo, vado a prendere il pad adesso, lo monto bene eccetera, mi faccio il set come voglio e poi partiamo. Intanto mando la sigla mentre vado a prendere il pad. Qualche anno fa un mio vecchio insegnante, che tanto vecchio non è, di nome Federico Paolovic, se non lo conoscete andate a vederlo, vi lascio anche un link qui sotto in descrizione se volete vedere alcune sue lezioni, mi disse: ecco qua, ecco lo Stick Control, il libro famosissimo di batteria, e che io già conoscevo, e mi disse: ok, perfetto, suonalo. E io, prima pagina, primo esercizio, tutto abbastanza tranquillo. E poi mi dice: adesso suonalo, ma non devi sentire i colpi che stai facendo su pad. Io sono rimasto un attimo lì, ho detto: in che senso? No, devi suonare talmente piano che i colpi su pad non li sentirai. E quindi ho provato e il risultato è stato questo. E gli ho detto: ok, prima cosa è difficilissimo, perché ci va una potenza, e una potenza non in senso di potenza volume, ma potenza di controllo, un controllo nelle mani pazzesco. E soprattutto la mia domanda è stata: ok, ma cosa mi serve questo esercizio? Perché fare delle cose così piano quando non le suonerò mai così piano? E lui mi ha detto: ti sei risposto prima, cioè ti servirà proprio per il controllo delle mani. Andare a suonare questa cosa qua, ad esempio dei colpi singoli, dei colpi doppi, ancora peggio, che sembrano banali ma fatti così non lo sono, ti aumenterà tantissimo il controllo nel momento in cui andrai a suonare forte. Quindi ovviamente questi colpi che ho dato li avete sentiti veramente pianissimo oppure non li avete sentiti proprio, ma la cosa che voglio dirvi oggi, partendo da pad, poi andremo su batteria, è quella di fare questa tipologia di esercizio. Nella newsletter vi dicevo: prendete i doppi colpi, fateli pianissimo da cercare quasi di non sentire i colpi, e poi dopo fatelo per 2 minuti, e poi dopo questi 2 minuti fate per altri 2 minuti, 3 minuti eccetera, invece dei doppi colpi normali. Sentirete che dopo 2 minuti di doppi colpi fatti in questo modo, andare a fare i doppi colpi così risulterà più facile, ma soprattutto vi sentirete le mani molto più potenti, le mani che risponderanno molto di più a quello che gli state chiedendo, proprio perché siete andati a studiare prima il controllo
della mano ha una dinamica, la dinamica più difficile che c'è per il controllo, cioè quella più piano possibile. Questo è applicabile a tutto, quindi prendete un qualsiasi esercizio di stick control, un qualsiasi esercizio che vi ha dato il vostro insegnante, qualsiasi tipologia di esercizio, non fate cose troppo difficili. Se fate il triplo Tamiq in questo modo non funziona, prendete singoli, doppi, paradiddle e fateli così per 2 minuti, poi andate a farli per altri 2 minuti, 3, 4, quelli che volete, forte, sentirete veramente la differenza. Arrivati a questo punto, spostiamo tutto su batteria. Quindi abbiamo visto su pad inizialmente come studiare tutta questa questione di dinamica, adesso proviamo a spostarlo su batteria. Su batteria è un po' più difficile perché ovviamente, allora, la questione del non sentire quello che facciamo, cioè come vi ho fatto vedere prima su pad, il fatto di suonare senza sentire quello che facciamo, andando solamente a sentirlo nelle nostre mani, non è possibile, perché anche se suono rullante pianissimo, un pochettino si sentirà, quindi non posso andare a suonare il rullante piano da non sentirlo, ma dovrò cercare di suonarlo il più piano possibile. Prendiamo un groove qualsiasi, ad esempio questo groove qua. Cioè proprio il groove base, base, base. Fatto in questo modo non sarà più così base, perché dovremo andare a suonarlo inizialmente 2 minuti, facciamo pianissimo, e successivamente 4 minuti forte, quindi forte non menato troppo, ma normale come ho suonato il groove adesso. Quindi partiamo suonando veramente veramente pianissimo. In fase di editing capirò poi quale microfono utilizzare, se i microfoni della batteria o il mio microfono della voce, per farvi sentire cosa sto suonando pianissimo, perché secondo me i microfoni della batteria potrebbero non sentirsi addirittura, però vedrò, voi comunque sentirete o da uno o dall'altro, in qualche modo vi faccio capire che cosa sto facendo. Cominciamo pianissimo anche la cassa. Ok, come potete vedere, adesso l'ho fatto per un po', ho fatto un po' di battute di questo groove, e la cosa difficile è riuscire a mantenere il controllo di quello che facciamo, perché le mani cominciano a sembrarci pesantissime, anche se stiamo suonando pianissimo, sembra veramente di sentire delle mani molto 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 pesanti, che hanno difficoltà a fare quello che stiamo chiedendo di fare. La cassa ogni tanto addirittura non sono riuscito a suonarla, perché cercando di suonare piano non mi è uscito il colpo. Ogni tanto ci sono dei colpi doppi, dove magari devo suonare rullante pianissimo e mi esce un doppio colpo, perché la mia mano non riesce ad avere quella tipologia di controllo. Quindi è ovviamente un esercizio che facciamo fatica tutti a fare, anche i professionisti, quelli super batteristi, è veramente difficile. Non è troppo importante in realtà riuscire a farlo in modo perfetto, ma è importante farlo un po' per poi modificare la nostra dinamica, andare a suonare di nuovo il groove nello stesso modo di prima. E sentire le mani con un controllo più elevato, con un controllo migliore, che rispondono meglio a quello che la nostra testa gli chiede di fare. Quindi è proprio questa la cosa, andare a sforzare i nostri alti tutti, perché lo possiamo fare con le due mani, col piede, anche col piede sinistro volendo, ad esempio se andiamo a suonare un groove facile sul ride, tenendo il charleston col piede sarà difficilissimo. È veramente tosta, ma ragazzi, fidatevi, questa cosa serve tantissimo. Quindi fate un percorso a minuti, quindi
fate un po' di groove. Io adesso vi ho fatto quello facile, poi volendo potete anche cominciare a complicare un po'. Ma sarà sempre più difficile, ovviamente. E poi, dopo aver fatto questi 2 minuti, questi 3 minuti di piano, andate a suonare forte per un tot che deciderete voi, altri 3 minuti, 4 minuti, eccetera. Ovviamente se sentite che l'affaticamento delle mani, dei piedi è troppo elevato nel momento in cui suonate pianissimo, fatelo anche solo all'inizio per 30 secondi, per 1 minuto, per 20 secondi, ma cercate di farlo e vedrete il miglioramento. Non è però l'unica cosa che possiamo fare, quella dei minuti, ma vado di nuovo di là, vi spiego un'altra cosa e poi torniamo qui su batteria. Se vogliamo fare un esercizio un pochettino più difficile ancora, se vogliamo cominciare veramente a lavorare su questo aspetto perché magari ci piace, perché ci interessa o perché semplicemente abbiamo visto che si migliora facendo in questo modo, c'è un'altra possibilità. Possiamo andare a creare degli schemi, diciamo, in cui alcune cose le suoniamo pianissimo, alcune cose le suoniamo normale. Questo è molto difficile perché ovviamente nel momento in cui un alto suona pianissimo mentre l'altro alto suona forte, ci verrà da suonare forte tutte e due, piano tutte e due, quindi ha un po' di insidie. Vi faccio vedere un po' di cose, vi lascio gli schemi qui sotto in descrizione con il PDF perché almeno avete uno schema per iniziare, poi ovviamente nel momento in cui capirete tutto potrete andare voi tranquillamente per la vostra strada con i vostri groove, eccetera. Torniamo poi alla batteria. Adesso andiamo a tenere il nostro groove normale, poi come vi ho detto lo possiamo applicare a tutto. Teniamo questo. Allora, adesso noi dovremo andare a abbassare uno dei nostri alti. Quindi cominciamo con la cassa. Charleston rullo forte, cassa pianissimo. Ed è già bello complicato, mi viene o da suonare la cassa forte o da suonare il Charleston piano, eccetera. Andiamo avanti, abbassiamo adesso il rullante mentre Charleston e cassa suonano forte. Adesso Charleston piano, cassa rullante forte. E adesso facciamo tutto lo schema, prima cassa piano, poi rullante piano, poi Charleston piano. Avete il PDF con i vari schemi. 3, 4. Quindi questa qua è una questione tanto anche di coordinazione, tra l'altro come vi ho detto all'inizio del video è uscito da poco Coordinazione Totale, il mio nuovo corso tutto dedicato alla coordinazione, quindi se vi interessa questa tipologia di aspetto il corso è in sconto lancio ancora per pochissimi giorni, quindi comunque trovate tutti i link qui sotto in descrizione, andate, avete la prova gratuita, avete tutte le informazioni che vi servono. Se qualcosa non è chiaro, comunque se volete altre informazioni scrivetemi qui nei commenti, mandate una mail a luca@gastudrums.it, fate quello che volete. Ma allora, prima cosa, lo schema utilizzabile non è solo questo, nel senso io ho cominciato con cassa piano, poi rullante piano, poi Charleston piano. Voi volendo potete anche fare il contrario, Charleston poi rullante poi cassa, oppure rullante poi cassa poi Charleston. Provate un po' di possibilità e provate anche con altri gruppi.
groove. L'altra cosa che vi voglio dire, l'altra possibilità, è quella di suonare due alti piano e un alto forte. È più difficile qua perché la nostra testa deve concentrarsi e deve gestire più cose. Proviamo ad esempio cassa e charleston piano rullante forte. È bello tosto. Cambiamo. Charleston rullante piano, cassaforte. E infine, cassa e rullante piano, charleston forte. Questo è bello tosto, ragazzi, devo dire. Anche qua, volendo, potete farvi degli schemi, nel senso incominciare con una cosa, poi cambiare, senza fermarvi. Cominciamo, allora, cosa abbiamo fatto? Charleston e cassa piano, rullo forte, il primo. Poi Charleston e rullante piano, cassa forte. E poi cassa e rullante piano, charleston forte. Non me lo ricorderò mai, ma ci provo. 3, 4... È stata dura, devo dire che è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Trovate il PDF qui sotto con alcuni schemi che secondo me possono funzionare. Provate con questo groove all'inizio, poi magari spostatevi sul ride e poi createvi i vostri groove. Successivamente, dopo aver fatto un po' di questo lavoro, riprovate a suonare questo groove. Sentirete di avere molta più padronanza di quello che state facendo.